A te la parola. Grazie e buongiorno. Ci siamo con qualcuno ci siamo già salutati. Saluto tutti. Questo è classicamente un laboratorio, anche se la forma è un po' atipica, come ci siamo abituati a fare in questi mesi, no? Laboratorio, quindi momento di ascolto, ma anche un momento di interlocuzione, anzi prevalentemente un momento di interlocuzione in cui andiamo a cercare di, se non risolvere, quantomeno focalizzare meglio le questioni che ci preoccupano, che ci stanno a cuore, su cui in parte abbiamo lavorato e non siamo ancora arrivati ad una soddisfacente soluzione. No, saluto anche Maria Grazia che si lavora. Ecco, per questo di oggi c'è parecchio volume da affrontare. Lo faremo in modo tentativamente puntuale e sintetico e cercando di guardare un po' il tutto. Allora, in primo luogo devo emendare un paio di cosette dell'avviso di questo laboratorio. Il primo è che quando l'ho scritto non era vero che tutte le ordinanze avevano assunto la loro forma definitiva, ne è arrivata un'altra così, quella sui libri di testo, eccetera, eccetera. Questo per la cronaca. E poi le tre brevi introduzioni. In realtà ho chiesto, ho raccolto materiali e disponibilità anche per intervenire di quattro persone. Poi vedremo man mano che si svolge il lavoro come si giustapporranno, come lavoreranno Maddalena Cassinari, che è presente fisicamente, però ha avuto un incontro col proprio dentista e quindi ha confezionato un video che manderò per primo, dove affronta ampiamente il titolo, il tema di questo laboratorio. Poi Franco Tornaghi e Maria Grazia Fornaroli, che sostanzialmente approcciano il problema sul medesimo livello, il livello della secondaria, mentre Milena ha un focus principalmente sul primo ciclo. E poi ho chiesto a Giuseppe Mariani di intervenire puntualmente su un aspetto di carattere proprio normativo, no? Magari emergerà o sarà evocato nei percorsi che ci verranno presentati, no? Sostanzialmente, cosa dobbiamo fare in questo laboratorio? Beh, mi viene questo come proposta, perché le ordinanze ministeriali le abbiamo lette, le abbiamo guardate ampiamente, ci abbiamo anche lavorato a livello di scuola, sollecitando i docenti e tutto quanto. Siamo arrivati anche ad alcune conclusioni, immagino, e tempo. Ma a questo punto occorre individuare in primo luogo che cosa è chiesto a noi di presidiare, noi dirigenti scolastici, su che cosa dobbiamo stare attenti. Non è stato sufficiente o non è sufficiente l'aver predisposto degli strumenti di lavoro, degli strumenti da applicare nelle prossime riunioni, negli scrutini finali e negli esami. Cosa dobbiamo tenere d'occhio, no? Con quale attenzione, con quale ragione di fondo? Beh, io ho provato a pensarci, ho trovato questo. L'attesa dei docenti, che tipo di prospettive, che cosa scommettono su questa fase, se scommettono qualche cosa, se no,
occorrerà che fare in modo che appunto si giochino fino in fondo. L'attesa degli studenti e nell'insieme l'attivazione di quel processo di valutazione che è uno dei più importanti della scuola. Questa fase è una fase che si gioca in pochissimo tempo, in pochissimi giorni, comunque distribuita nell'arco dell'anno, ma la cui intensità qui è maggiore e ha bisogno di, a mio parere, non essere ridotta a delle semplici applicazioni di meccanismi di carattere aritmetico, che pure vedrete vi saranno proposti, su cui discuteremo, potremo ragionare in questo laboratorio, no? Ma penso di poter dire che sullo sfondo, ed è compito soprattutto del dirigente scolastico, tenere aperta questa finestra, no? Per evitare di farla breve. Le questioni che appunto chiedono di un'attenzione nelle ordinanze sono molte, però mi starei su appunto le dinamiche, i meccanismi degli esami di Stato o di quello che è rimasto degli esami di Stato, la valutazione, quindi appunto i termini con cui si arriverà a farlo e i termini delle possibilità che sono date al consiglio di classe, dove si può arrivare e dove no. E in particolare, lo dico perché ho più presente, essendo io del primo ciclo, la questione dello scrutinio della secondaria, della terza, dell'ultima classe del primo ciclo e l'esame. Che legame c'è e che eventuale disgiunzione ci può essere? Ammissione sì, ammissione no. Lo dico perché ho visto nelle prospettive di lavoro di uno dei registri elettronici che utilizziamo abitualmente, questo la voce ammissione non ammissione. Ecco, non entro nel merito, tengo aperto e passo la parola a Milena Cassinari. Vi prego di perdonarmi se nel passaggio, nella condivisione dello schermo, non sarò particolarmente veloce e, come dire, perfetto, vedrò di correggermi man mano. Farò partire il video che Milena mi ha mandato. Con lei ci scusiamo, insieme a lei mi scuso perché c'è un piccolo ritardo voce-video che però non siamo riusciti a correggere. Così però sostanzialmente. Anticipo già da ora che ampiamente sarà affrontato tutto l'argomento di oggi, con in più un intervento particolarmente significativo del collega Emanuele Contu nel webinar come Diesel abbiamo pensato ed è presente sul nostro sito per questo venerdì, tra qualche giorno. Mi auguro che Milena possa essere recuperata e possa, come dire, giocarsela in prima persona. Ecco, vado a condividere lo schermo, grazie. Allora, come vi dicevo, è quello che è stato condiviso nel mio collegio docenti della scuola secondaria di primo grado a proposito della valutazione finale e degli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione. Fino ad ora eravamo abituati a questo quadro normativo. I ragazzi sostenevano le prove invalsi, si giungeva allo scrutinio finale in cui si attribuiva un voto di ammissione, e poi i ragazzi sostenevano il vero esame con le prove scritte.
con il colloquio orale. Ora invece l'ordinanza ministeriale ci dice che l'esame di Stato di primo ciclo coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe e di questa valutazione fanno parte la scheda di valutazione, elaborato, presentato anche oralmente e il percorso triennale dello studente. Tutto ciò concorre a formalizzare il voto che viene poi riportato sul diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ecco, questi sono proprio gli elementi che concorrono alla valutazione finale, la valutazione di quest'anno scolastico 19-20 che si sostanzia con la valutazione delle discipline e la valutazione del comportamento, vale a dire tutto ciò che concorre nell'attività didattica in presenza e a distanza di quest'anno scolastico 19-20. La valutazione dell'elaborato che è stato condiviso dagli alunni con il consiglio di classe e dal consiglio di classe assegnato e il percorso triennale. A questo proposito, col corso triennale nella scuola secondaria di primo grado. A questo proposito, sembrerebbe che l'ufficio scolastico di Regione Lombardia suggerisca di tener conto della prima e della seconda annualità, cioè del primo e del secondo anno di scuola secondaria, perché il percorso del terzo anno è già contemplato all'interno di questo step della valutazione dell'anno scolastico 19-20. Quindi, che cosa occorre tenere presente per arrivare alla valutazione finale? Un insieme di passaggi che sono appunto la didattica in presenza e distanza realizzata quest'anno, la valutazione dell'elaborato e il percorso triennale o quantomeno la valutazione del primo e del secondo anno, per giungere poi alla valutazione finale. La proposta che è stata sostenuta in collegio e che è stata approvata all'unanimità da parte dei colleghi è stata quella di articolare in fasi questo percorso valutativo senza sovraccaricare il lavoro dei docenti in quest'ultima fase dell'anno scolastico. Pertanto la proposta è stata proprio quella di suddividere le fasi della valutazione in una prima fase di operazioni valutative preliminari, la seconda fase quella propriamente relativa all'elaborato e una terza fase quella dello scrutinio finale. Per quanto riguarda la prima fase, l'abbiamo fatta coincidere con le operazioni di prescrutinio, all'interno di un prescrutinio che si svolge entro l'8 giugno. All'interno di questo prescrutinio viene presa la delibera rispetto alla relazione finale del consiglio di classe, vengono stabiliti i voti, le valutazioni delle singole discipline che ho chiesto siano già inserite nel registro elettronico come proposta di voto prima della data dello scrutinio, la valutazione del comportamento, che non è indicata nell'ordinanza ministeriale, ma è prevista sul documento, sulla scheda di valutazione, e la valutazione del percorso triennale del singolo alunno, ricavandone la media dal registro elettronico di classe prima e di classe seconda. Quali sono le osservazioni che possiamo porre? Allora, intanto che la valutazione del comportamento delle singole discipline vengono concordate in questa sede, ma saranno riportate nel verbale di scrutinio e sulle schede di valutazione con data di scrutinio finale. Inoltre, che cosa dobbiamo predisporre per questa fase preliminare? Ogni docente deve predisporre la propria relazione di disciplina, dichiarando altresì quali parti della sua programmazione, benché rimodulata, non si è riuscito a svolgere. Per ogni alunno deve essere predisposto un prospetto riepilogativo, che vi mostrerò a breve, con tutte le valutazioni disponibili alla data di prescrutinio, tutte quelle valutazioni che concorreranno alla valutazione finale. Ecco come potrebbe essere un esempio di prospetto riepilogativo delle valutazioni. Abbiamo il nome dell'alunno, abbiamo la sua valutazione di questo anno scolastico che contempera le valutazioni delle discipline, con una media ponderata dei voti da registro elettronico sia del primo che del secondo quadrimestre, la valutazione del comportamento che per noi coincide con competenze di cittadinanza perché nel nostro collegio docenti nel rimodulare la DAD, nel rimodulare la tabella relativa al comportamento rispetto alla didattica a distanza abbiamo enucleato quelle competenze di cittadinanza che sono la competenza personale sociale, imparare, l'espressione culturale e quindi abbiamo ritenuto che questa valutazione del comportamento possa
contribuire a dare il quadro della valutazione finale dell'anno scolastico 19-20. Il percorso della scuola secondaria come valutazione del primo anno e del secondo anno ricavata dal registro elettronico, e in questo prospetto predisponiamo già nella tabella la possibilità di compilare il voto dell'elaborato e il voto finale. Arriviamo perciò alla seconda fase della valutazione, che è quella proprio dell'elaborato. Noi abbiamo chiesto agli alunni di consegnare l'elaborato entro il 30 maggio, questo perché inizialmente sembrava che la presentazione dell'elaborato dovesse tenersi entro il termine delle lezioni, quindi entro l'8 giugno. Ma benché l'ordinanza abbia posticipato tale termine, abbiamo ritenuto di conservare la scadenza del 30 maggio per la consegna dell'elaborato sostanzialmente per due motivi. Il primo, per poter permettere ai ragazzi di condividere con i propri docenti nella settimana dall'1 all'8 giugno la propria esposizione orale, in modo che i docenti possano anche in parte raddrizzare il tiro piuttosto che stabilire dei parametri rispetto alla durata dell'esposizione, piuttosto che evidenziare quali aspetti vadano ulteriormente sviluppati, piuttosto che aspetti marginali che debbano trovare meno spazio nella rielaborazione personale. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è per tamponare gli eventuali disguidi tecnici, vale a dire mettere a punto alcune prove di verifica per quanto riguarda il dispositivo dello studente, la sua connessione internet, non so, il microfono che gracchia, che non permette di sentire bene quello che lo studente sta esponendo, perché se tutto ciò accadesse durante l'esposizione orale dell'elaborato, lo studente potrebbe andare in ansia, potrebbero esserci delle recriminazioni perché non siamo riusciti a sentire bene quello che lo studente voleva annunciare, e quindi tutto sommato per un maggior rispetto, una maggior stima nei confronti dello studente, abbiamo ritenuto che la consegna dell'elaborato debba avvenire entro il 30 maggio. I docenti del consiglio di classe prendono visione dell'elaborato consegnato dagli alunni entro la data della presentazione orale, che viene calendarizzata. C'è poi il momento effettivo dell'esposizione orale dell'elaborato da parte dell'alunno e la valutazione di questo elaborato con un unico voto secondo la griglia deliberata collegialmente. Ecco, da predisporre, per cui per questa fase abbiamo il calendario degli orali, la comunicazione ai candidati indicando il giorno, l'ora, la convocazione, il tempo, durata dell'esposizione orale, e ci siamo accorti che per quanto riguarda invece la valutazione dell'elaborato sarà importante per i docenti del consiglio di classe entrare in un MIT diverso, in un nickname diverso, per evitare che i ragazzi restino all'interno della piattaforma nel momento in cui si valuta il loro elaborato. Questo elaborato che è valutato secondo una griglia deliberata collegialmente e che noi abbiamo predisposto una per ciascun alunno in un modulo di Drive, in modo che tutti i docenti possano, benché a distanza, compilare questa valutazione dell'elaborato. Anche qui, in questa fase, utilizzeremo quel prospetto riepilogativo che abbiamo in parte compilato nella fase 1, inserendo la valutazione dell'elaborato. Ed ecco che perciò il nostro prospetto in questa fase si completerà con il voto dell'elaborato, inteso sia come prodotto sia come presentazione, perché non dobbiamo dimenticare che nel caso in cui il ragazzo non presentasse il proprio elaborato, il consiglio di classe è tenuto a valutare comunque il prodotto consegnato. Arriviamo perciò alla fase 3, che è quella dello scrutinio finale, in cui dobbiamo tenere insieme tutte le valutazioni che concorrono alla valutazione finale. In questa fase, infatti, si provvede alla valutazione finale, in cui dobbiamo tener conto della valutazione dell'anno scolastico, che per noi è già stata in parte realizzata nella prima fase, quella delle operazioni preliminari, per la compilazione delle schede di valutazione che vengono predisposte per la stampa e la pubblicazione online con la data dello scrutinio finale.
Abbiamo la valutazione dell'elaborato con un unico voto secondo la griglia condivisa in collegio docenti, e questo passaggio è già stato fatto nella fase 2, quella della presentazione orale dell'elaborato. Abbiamo da dover tenere in considerazione il percorso triennale, e anche questo aspetto è già stato considerato nella fase 1 delle operazioni preliminari, per cui in sede di scrutinio finale attribuiamo il voto finale e compiliamo il certificato delle competenze anche alla luce di quelle competenze eventualmente emerse durante la presentazione dell'elaborato da parte degli studenti. Da fare pertanto in questo scrutinio finale abbiamo soltanto le parti messe qui in evidenza, vale a dire il voto finale e la certificazione delle competenze. Utilizzeremo anche in questa fase il nostro prospetto riepilogativo, inserendo la valutazione nella colonna destinata al voto finale, e dovremo predisporre il tabellone con i risultati finali e la chiusura del verbale di scrutinio. Qui si pone il problema di come acquisire le firme sugli atti, se è sufficiente la firma digitale del dirigente scolastico che certifica la regolarità delle operazioni svolte. Ecco, questo è il nostro prospetto riepilogativo che viene completato con il voto finale. Ora, riprendiamo questa slide nella quale avevamo inserito le tappe del percorso per arrivare alla valutazione finale, perché all'interno di ciascuna di queste tappe ci sono valutazioni che devono essere correttamente soppesate. Valutare vuol dire dare valore, e allora che valore diamo a questi passaggi, a queste valutazioni che ci permettono di arrivare alla valutazione finale? Come consiglio di classe abbiamo condiviso una serie di strumenti che siano di supporto al nostro processo valutativo. Pertanto abbiamo predisposto una griglia per la valutazione delle discipline rimodulata in vista della didattica a distanza per questo anno scolastico. Abbiamo rivisto la griglia per la valutazione del comportamento alla luce della didattica a distanza, che per noi è diventato, come vi avevo già accennato, un profilo di cittadinanza dell'alunno. Abbiamo la griglia per la valutazione dell'elaborato. Ci stiamo ponendo il problema, oppure la possibilità, diciamo così, l'opportunità per l'attribuzione del voto finale di comporre anche un globale, un profilo personale di singoli alunni da inserire nel registro degli esami oltre al voto. Ecco, sì, parlo di registro degli esami perché io ritengo che oltre agli atti di scrutinio vada comunque conservato un registro degli esami, quello che si compilava con le indicazioni anagrafiche dello studente, il voto d'esame e il giudizio globale complessivo del percorso dello studente. Stiamo ancora ragionando su questo profilo personale dei singoli alunni da inserire nel registro degli esami. Per tutte le altre griglie di valutazione che vi ho sopra elencato, stiamo costruendo uno strumento, una tabella Excel in un foglio di Google, in cui tutti i docenti del consiglio di classe, selezionando gli indicatori corrispondenti ai livelli, possano inserire la propria valutazione. Questo strumento che possa permettere facilmente di assegnare un voto che tenga conto di una distinzione di pesi e che in modo automatico calcoli alla fine il voto. Quali sono le griglie che stiamo utilizzando? Allora, come vi ho detto, la griglia di valutazione disciplinare rivista alla luce della didattica a distanza, in cui i criteri sono il metodo di studio e l'evoluzione dei progressi dello studente, la completezza oppure precisione nella restituzione degli elaborati e le competenze disciplinari vere e proprie. Che cosa fa il docente? Ha questa griglia semplificata nella quale non sono inseriti i vari descrittori, compilerà per ogni alunno la griglia che verrà consegnata alla famiglia insieme alla scheda di valutazione e alla scheda del comportamento. Compilerà questa griglia giungendo al voto disciplinare. Questa stessa griglia è predisposta anche per le classi prime e seconde, e
nel caso di voto inferiore a 6, ma nelle classi prime e seconde, il docente specificherà la necessità di questo piano di apprendimento individualizzato ai sensi dell'ordinanza 11 sulla valutazione, in cui inserirà quali sono gli obiettivi di apprendimento ancora da conseguire e le specifiche strategie da attuare. Questo piano di apprendimento per gli alunni di classe prima e seconda verrà proseguito e verificato in vari momenti del primo quadrimestre del successivo anno scolastico. L'altra griglia è quella della valutazione del comportamento, che come vi ho detto per noi corrisponde ad un profilo di cittadinanza, in quanto fra le competenze abbiamo considerato la competenza personale e sociale, la capacità di imparare a imparare, la competenza imprenditoriale e la competenza in materia di consapevolezza e di espressione culturale. Gli indicatori considerati sono l'interiorizzazione al rispetto delle idee, delle regole, la disponibilità al confronto e alla collaborazione e la responsabilità dimostrata sia come impegno sia come capacità di organizzare il proprio studio. Ecco, quello che volevo evidenziarvi è che per ognuna di queste griglie noi abbiamo messo dei descrittori suddivisi in 4 livelli. Il primo livello è quello avanzato, poi c'è il livello intermedio, quello di base e quello iniziale. Questi descrittori focalizzati su questi 4 livelli sono ripetuti per ogni griglia che abbiamo in adozione in questo momento. Questa è la griglia di valutazione dell'elaborato, in cui i criteri utilizzati sono la coerenza con l'argomento assegnato, la sintesi, capacità di sintesi, la chiarezza espositiva, l'argomentazione pensiero critico, l'originalità, l'efficacia della presentazione, e poiché la nostra è una scuola a indirizzo musicale, qui non lo vedete, ma vi è un ulteriore livello, un ulteriore criterio che riguarda le competenze musicali degli studenti dell'indirizzo musicale. Questi criteri sono focalizzati soprattutto sul nostro piano di miglioramento, che per questo triennio 19-22 prevede la possibilità di sviluppare l'argomentazione e il pensiero critico negli studenti. Tra l'altro, questa griglia di valutazione è utilizzabile anche per il semplice elaborato consegnato dagli studenti. Nel momento in cui non ci fosse la possibilità della presentazione orale, i docenti hanno la possibilità di valutare l'elaborato consegnato utilizzando gli stessi criteri indicati in questa griglia. Come funziona questa griglia? Come dicevo prima, semplicemente il docente seleziona il descrittore relativo al criterio e inserisce nella colonna il livello che corrisponde in questo caso ad un voto, perché dobbiamo trasformare in decimi ogni valutazione. Vi ringrazio, se riesco ad uscire. Ecco. Benissimo. Vi ringrazio, vi saluto e sono in attesa delle vostre domande e dei vostri commenti. Grazie. Ok, spero che tutto abbia funzionato bene. Ringrazio Milena che ha fatto un ottimo lavoro e era preoccupata, ma mi pare che le preoccupazioni che c'erano siano state ampiamente superate. Adesso chiederei, aspettiamo di entrare nel merito, se già ci sono delle osservazioni fatele pure in chat, poi io le riprenderò. Milena probabilmente, Maddalena non potrà come dire, rispondere direttamente, ma abbiamo un portavoce che ha incaricato, adesso non so se è ancora lì. Chiederei a Maria Grazia di esporci passiamo alla secondaria. Sì, anche una serie di strumenti, prego Maria Grazia. Roberto, sì, io sarò molto colloquiale nel mio intervento. Intanto, per chi non mi conosca, mi presento. Io ho da 2 anni la responsabilità della direzione di 2 scuole, perché in una sono reggente. È interessante, oltre alla fatica effettivamente e alla
come dire, l'impegno assolutamente eccessivo che questa situazione comporta, però da questo punto di vista è interessante riflettere proprio sulla differenza di contesto. Si tratta in entrambi i casi, tu Roberto hai le mie proposte, riesci a metterle in condivisione o devo farlo io? E allora, cosa che non ho fatto. In ogni modo, intanto che vai avanti a parlare, vado a benissimo. Sì. Allora, sono dirigente in un istituto tecnico, liceo delle scienze applicate, liceo sportivo, e in un altro liceo classico scientifico linguistico. Dico subito che nella scuola di titolarità, quindi quella di area tecnica, l'esperienza è stata più semplice, non solo perché c'era evidentemente una continuità di lavoro rispetto a una riflessione sulla valutazione formativa, ma soprattutto perché in un istituto tecnico c'è sicuramente un'apertura alla dimensione cosiddetta delle competenze, quindi a una riflessione che vada oltre l'apprendimento puramente di carattere puramente cognitivo e contenutistico, che invece è il grande limite della licealità. Allora, io ho presentato e ho qua due griglie relative appunto alla valutazione formativa. All'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci abbiamo previsto una griglia per il biennio e una griglia per il triennio elaborata in centesimi, adesso spero che Roberto riesca a metterla, ecco qui, perfetto. Quindi è una griglia che tende a recepire il lavoro che peraltro è stato anche fatto negli webinar precedenti con Diesel, a recepire la dimensione praticamente relazionale, interattiva, che integra quella di tipo relativo alla didattica tradizionale. Nulla di nuovo, ormai credo che di griglie ne abbiate viste forse fin troppe. Ripeto, che cosa c'è di interessante? Uno strumento esile che è stato sostanzialmente accolto dalla quasi totalità dei docenti e che spero possa essere davvero molto agile in sede di esami, di scrutini che ci attendono a breve. Biennio e triennio, perché palesemente abbiamo ritenuto che la dimensione della partecipazione, della consapevolezza, della coscienza anche metacognitiva sia assolutamente differente nello studente dai 14 ai 16 anni e invece per i quasi maggiorenni e oltre. Ripeto, quindi insisto, uno strumento agile, semplice, in cui abbiamo voluto, questo forse declinare i descrittori, come abbiamo già visto con la professoressa Cassinari, non tanto secondo le tradizionali categorie, ma cogliendo il livello iniziale, base, intermedio e avanzato. Non è banale questa scelta, credo che ormai molti l'abbiamo perseguita, cioè il guardare allo studente secondo una categoria dinamica, così come anche la tradizione della scuola all'estero, dei corsi di lingue o dei corsi di informatica già da tempo ci avevano suggerito, è un grande cambiamento, perché noi siamo abituati, penso soprattutto ai docenti della scuola superiore, a ragionare sempre secondo criteri estremamente statici, prescrittivi, direi fondamentalmente sanzionatori. Dico sempre ai miei docenti che tendiamo sempre a dire che cosa non c'è rispetto a un livello così di pretesa, di eccellenza, che spesso non è nemmeno così declinato con precisione da parte dei docenti. Quindi per entrare nel dettaglio, ripeto, descrittori ormai noti, partecipazione, impegno e puntualità, interazione costruttiva, autonomia, apprendimento attivo. Inutile dire, ma non voglio problematizzare troppo, come nella scuola superiore il problema della frequentazione di queste didattiche a distanza, della fedeltà, sia un punto delicatissimo.
soprattutto per gli studenti del triennio, non è stato banale intercettare la loro libertà e la loro disponibilità a seguire. In realtà ci sono poi state delle esperienze estremamente interessanti, addirittura di disponibilità a svolgere attività lavorative, perché la condizione drammatica di Covid ha fatto sì che alcuni ragazzi a 18 anni abbiano dovuto integrare lo studio con attività lavorative di sostegno alla famiglia, oppure di peer education. Anche questo è un aspetto che abbiamo voluto considerare, cioè la disponibilità, la capacità di alcuni di interagire col gruppo classe, anche se il gruppo classe era fatto. Quindi, così come, e chiudo su delle specificità, quindi scuola-lavoro, peer education è un altro aspetto che questa griglia formativa consente di valorizzare, è l'aspetto inclusivo rispetto a tutto il tema dei MES, che è un altro dei grandi problemi che la didattica a distanza ci ha, su cui ci ha provocato. Allora, ripeto, in una scuola dove il lavoro era già ampiamente consolidato, siamo usciti con questa griglia, ripeto, relativamente semplice, che spero sia un'occasione agile di lavoro in fase di scrutinio. Nell'altra scuola ho proceduto in maniera differente, trattandosi, ripeto, di una scuola, di un liceo in cui la dimensione formativa non era stata così studiata in questi anni, insisto, l'assenza di un dirigente stabile in questi casi si sente, diventa una lacuna organizzativa ma anche di ricercazione didattica importante, ho preferito procedere intercettando la disponibilità dei docenti. Quindi abbiamo chiesto ai consigli di classe di tentare l'elaborazione di di indicatori che aiutassero appunto a riflettere in termini di valutazione formativa, e abbiamo messo a sistema il tutto. È una griglia sicuramente molto più complessa, che ha una serie di indicatori molto più ampia, la vedete, abbiamo tentato in particolare di distinguere i tre aspetti, cioè quindi la dimensione della relazione, la dimensione metacognitiva e la dimensione metodologica, con una serie evidentemente di indicatori che su cui non entro nel dettaglio. Ne prendiamo, sono ormai noti, pensiamo, andiamo per campionatura, il punto 4 della dimensione della relazione, disponibilità, l'interazione costruttiva con il gruppo classe, la dimensione metacognitiva, la capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, oppure ancora l'originalità e la produzione. Quindi il punto più elevato da un certo punto di vista. Nella dimensione metodologica, la capacità di integrazione della strumentazione a distanza con quella tradizionale, questo in un ragazzo di scuola superiore lo si può chiedere. A che punto siamo? Il collegio su questo si è molto spaccato, quindi non pensiate che appunto sia tutto così, non ho ricette da portarvi. Evidentemente la griglia è stata accolta, la utilizzeremo in sede di scrutinio e nello scrutinio che ci apprestiamo a considerare, lo ricordo, poi il professor Mariani ci sarà più preciso, evidentemente dovremo, oltre alla riflessione sulla valutazione, ripensare evidentemente, cioè riconoscere gli obiettivi in DAD, e questo è stato fatto da febbraio in poi, mensilmente tutti i gruppi di materia sono stati chiamati a in qualche modo a riprogrammare
obiettivi e contenuti e in un documento ufficiale presentato sul sito, quindi accessibile anche a tutta l'utenza. Quindi discrepanze fra la programmazione iniziale e la programmazione reale sono state oggettivate, sono state dichiarate. Dopodiché sappiamo che dovremo procedere a identificare le famose azioni di recupero, e questo è un aspetto su cui mi piacerebbe che poi il dibattito si attivasse, perché nella scuola superiore, ma immagino anche negli altri livelli, c'è stata davvero da parte dei docenti uno scoramento, è prevalsa l'ansia da prestazione. In molti casi si è trattato di generare una competenza informatica che non c'era. Ricordo che dal punto di vista anagrafico i docenti di scuola superiore sono i più anziani. Quindi noi dobbiamo, come dirigenti, credo, abbiamo la grande responsabilità della ripartenza. Per ripartire bisogna che l'ansia sia contenuta, bisogna che la dimensione della progettualità prevalga sulla sfiducia e sulla stanchezza. Quindi nello scrutinio il mettere a tema le azioni di recupero, oltre alle eventuali integrazioni rispetto ai livelli essenziali di prestazioni, rappresenteranno la sfida. Quindi, questo è tutto. Quindi vi ho descritto intanto due modelli. In uno più coerente, più fluido, in cui l'aspetto formativo della competenza, della riflessione metacognitiva era già un dato di realtà. La professoressa Cassinari ha accennato al piano di miglioramento. È una scuola dove si è lavorato molto in questa prospettiva. Nell'altra, una scuola più tradizionale, più centrata sulle conoscenze, la sfida è stata maggiore. Sono sempre molto appassionata ad accogliere anche il bisogno dei docenti, ma certamente una sfida molto, molto impegnativa. Dico due cose, poi credo che il professor Tornaghi, noi abbiamo un enorme problema legato invece all'esame di Stato. E non penso che ci sia tempo in questa fase, poi magari lo riprendiamo, però capite che il punto delicatissimo dell'esame di Stato della scuola superiore è stato, sono due. Uno, che non sappiamo ancora, oggi abbiamo avuto una conferenza di servizio, ma è chiaro che attendiamo l'ultima ordinanza del 29 che ci dirà, credo, in maniera definitiva se saremo in presenza o a distanza, e questo non è banale. L'altro è che abbiamo accompagnato i nostri ragazzi nella prospettiva di un esame che sembrava fino a un certo punto avesse le caratteristiche dell'esame tradizionale, quindi in particolare centrato sulla prova scritta, ed invece ci è stato detto molto, molto troppo recentemente, perdonatemi, che l'esame sarà sostanzialmente un colloquio, in cui sicuramente c'è un grande spazio per la progettualità del consiglio di classe, ma capite che ha generato un profondo smarrimento nei docenti. Quindi chiudo qua il mio intervento, sono evidentemente a disposizione per ulteriori approfondimenti. Il materiale è chiaramente sul sito di ISAL per tutti. Grazie. Grazie a te Maria Grazia. Ti ringrazio di avere. Forse c'è un microfono che. Proviamo. Ecco, ti ringrazio di avere come aperto la prospettiva esame di Stato secondo ciclo, perché su cui io mi ero prudentemente trattenuto per evitare, vista la mia incompetenza. Passiamo a Franco Tornaghi che. Integrerà o, come dire, discuterà, perché in qualche modo il lavoro è stato fatto parallelamente, avendo lui un istituto di istruzione superiore con altre caratteristiche, altre esigenze, però interviene a darci un altro punto di vista su quello che abbiamo appena guardato. Prego Franco. Tu hai bisogno che io mostri quello che mi hai
Io ce l'ho sotto, se devo mostrare io il mio screen, se no se lo metti tu va benissimo. Non so se ci riesce, comunque lo metto io così evitiamo Perfetto. Di perdere tempo. Chiederei poi di partire dall'inizio. Allora, sì, certo. Semplicemente io davanti alla richiesta di Roberto ho detto se vuoi io ti faccio vedere qual è l'esito del collegio docenti, cioè cosa alla fine è passato in collegio docenti. Come documento, se riesci a ingrandire un po', Roberto. Certo. Grazie. Come documento, perfetto, grazie, conclusivo, votato il giovedì scorso. Io sono partito da una constatazione. È come se la scuola in questo momento avesse due punti di riferimento per la valutazione. Quello tradizionale da PTOF che c'era fino a gennaio, febbraio, e quello che abbiamo dovuto introdurre forzatamente per la didattica a distanza. Noi avevamo proprio approvato i criteri per la valutazione durante la didattica a distanza. Però erano davvero due mondi a sé stanti che non si intersecavano. Quindi a mio avviso quello che veniva detto nell'ordinanza ministeriale, l'articolo 4,2, cioè il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione, implicava un passaggio ulteriore in collegio docenti, perché non si poteva sintetizzare un tipo di lavoro che era fortemente differenziato in due periodi diversi. Beh, segnalo che nella mia scuola molto politicizzata questo è stato il punto di maggior contestazione, del tipo ci vuoi far votare qualcosa per incastrarci per gli anni prossimi? È chiaro che noi ti votiamo qualcosa solo se scrivi chiaramente che vale per adesso perché siamo in una situazione eccezionale, ma questa non è la scuola, eccetera, eccetera, e tutte le polemiche del caso. Il livello di ragionevolezza a cui io tento sempre di riportare il problema del tipo ma è ovvio che stiamo provando qualcosa che vale di per sé solo in questo momento, visto che l'anno prossimo non sappiamo neanche se ci sarà la didattica a distanza o no, è ovvio, ho detto, che è implicito in quello che votiamo che valga per adesso, però ho detto scusate, se invece da quello che stiamo discutendo nasce una modalità nuova per impostare la valutazione, non con queste voci ma come modalità, perché non prenderlo in positivo? Cioè perché dire no, questo vale solo per adesso, poi lo buttiamo nel cestino e finalmente torniamo alla valutazione solita? Tipico atteggiamento conservatore che ben si staglia su quello che ha introdotto prima la mia collega, cioè che l'età media dei nostri docenti è fra i 55 e i 65 anni, cioè guai a toccare una certezza che mi porterà tranquillo alla pensione, guai metterci in discussione troppo. Però mi sembra che se c'è una cosa positiva in questa situazione allucinante in cui siamo è che invece dovrebbe proprio essere questo il tema, cioè ciò che è successo ci spinge a rivedere il tutto. Perfetto, grazie Roberto. Quindi, dopo aver richiamato quello che malmente è scritto nella ordinanza ministeriale, perché io dubito che molti l'abbiano letta, ci si limita ai titoli di giornale e poi ci si troverà nello scrutinio senza neanche il preside presiedere, perché non possiamo presiederli tutti, chissà cosa avverrà, senza sapere se una persona si può fermare o no, perché si passa dai titoli di mesi prima, tutti promossi di sicuro, ai titoli non è vero, alle polemiche su è vero o non è vero, ma senza vedere l'ordinanza. Allora c'è un primo elemento di pura formazione che è l'informazione, che io tento sempre di far passare nel collegio docenti e che lascio poi scritto nel verbale, di modo che non ci sia ambiguità. Allora l'articolo 6 e l'articolo 4,6 l'ho riassunto in queste 3 A, B e C, che sono quello che c'è scritto, ovviamente che non l'ho scritto io. Anche su questo non mi sono minimamente fermato a discutere, non voglio andare nei sottocasi che abbiamo già analizzato anche magari nelle chat nostre in cui ci sono tutti, non ci sono tutti, ma questo come lo trattiamo? E vabbè, i casi particolari siano casi particolari, ma questo è il caso generale e mi sembra giusto fermarsi su quello. Dopodiché, una volta fatto capire
per chi vuole capire, perché fino alla fine ci sono state polemiche, che il problema nostro adesso era dotarci di uno strumento con cui valutare l'intero anno scolastico, non una parzialità. Mi sono affidato a una commissione. La commissione, devo dire al mio docente Emilia Vacca, che adesso non posso parlare con lui, era il telefono mio, se avete sentito suonare qualcosa. Allora, dicevo che la proposta che ne è uscita, però come conclusiva, non era frutto mio. Io dopo il collegio docenti precedente, cioè va bene, nella fase in cui si sperava uscisse l'ordinanza ministeriale, ma non c'era ancora, però era troppo tardi, allora l'avevo comunque convocata una commissione mettendo insieme le bozze delle ordinanze ministeriali. Poi abbiamo dovuto vedere se le bozze confermavano quanto, o meglio, se l'ordinanza 10-11 confermavano le bozze o lo smentivano. Comunque in quel periodo io ho formato una commissione e nella sottocommissione sull'esame di Stato hanno partorito un documento che abbiamo affrontato, e nell'altra parte hanno partorito questa. Io avevo fornito il materiale del webinar DISA dell'altra volta, in particolare aveva colpito il lavoro del nostro collega di Pescara, per cui tutto quello che vedete adesso è stato un lavoro, fra l'altro autonomo, nel senso che nei momenti del lavoro io non partecipavo, dei miei docenti che avevano guardato il lavoro del collega di Pescara e l'avevano apprezzato. Roberto, vai un po' sotto, che poi, ecco, perfetto. L'esito è stata una proposta di quella tabella in quella modalità. Però, prima di spiegarla, ecco, grazie. A destra si vede che ci sono le quattro categorie: inaccettabile, incompleto, a destra, valido, eccellente, che erano le stesse proposte dal collega di Pescara, un'attribuzione di punteggio per quelle voci, ok, rispetto a quali indicatori. Ecco, questo è stato secondo me il lavoro fondamentale. Ecco, fermati pure qua. Gli indicatori sono questi: quello a sinistra, il progresso degli studenti rispetto al livello nazionale, il comportamento durante le lezioni, di tutti i generi, poi le modalità di lavoro, le conoscenze disciplinari e le competenze disciplinari trasversali. Nella commissione non tutto è andato liscio, perché avendo messo dentro persone con diversi caratteri, giustamente, se no non ha senso fare una commissione, qualcuno non accettava un'impostazione di questo genere. Però globalmente l'idea di dover valutare non solo su conoscenze disciplinari o competenze, ma mettendo dentro oggettivamente in questa situazione altro, è passata con grande condivisione. Si è stato poi il problema di dire: ma quanto pesa l'una voce, quanto pesa l'altra? E vedete che c'è la colonna dei pesi, che sono puramente indicativi e sono una proposta semplicemente perché sapete che c'è anche un problema molto pratico, no? Cioè, se uno va a dire: tu adesso per valutare il tuo studente devi fare questi passaggi, ti sparano direttamente. Cioè, il problema è evitare il lavoro o il lavoro troppo difficoltoso. Allora, una docente di matematica della commissione ha creato questa tabella mettendo come indicativi quei punteggi e mostrando come con una, quella che si chiama in statistica media ponderata, inserendo automaticamente solo il punteggio 3, 2, 3, 3, 3, eccetera, sulle singole voci, cioè solo l'inaccettabile, accettabile, in automatico, e vai pure in fondo Roberto, si vede forse intravede, salta fuori un voto in decimi, che è una media pesata, che è 7,20, per cui uno può proporre il 7, come se delle 5 voci con quei pesi. Chiaramente, se un consiglio di classe dicesse: no, secondo me il peso 30, 10, dato questa voce, è troppo poco, metto il peso 20 e abbasso la precedente che era 15-5, va benissimo, cambia la tabella e in automatico viene l'altro punteggio. Cioè, gli abbiamo dato anche lo strumento possibile per evitare il più possibile la difficoltà matematica organizzativa, ma non era questo. Io ho fatto mettere a verbale dopo 50 richieste che questa tabella non deve essere allegata allo scrutinio come dimostrazione del perché la proposta di voto è 7, cioè
la proposta di voto. Io, presidente dello scrutinio, dico: scusami, ma tu mi proponi il 7 in base al fatto che hai valutato quegli indicatori o in base al fatto che hai valutato solo le conoscenze? Perché se è questa seconda cosa, non mi va. Abbiamo deciso in collegio docenti che si valutano tutte le voci. Poi quanto le è pesate, quanto non le è pesate, va bene, rispetto a quello che dici. Però che concettualmente si sia accettato, votando a grande maggioranza, nonostante le polemiche, che il criterio con cui verrà proposto un voto nella materia non tiene conto solo di alcuni aspetti o solo di come si valutava secondo il P2F di settembre o solo come si valutava con la DAD, secondo me è un successo di metodo. Poi la realizzazione, cosa avverrà, cosa non avverrà, pace. Quindi, morale della favola, la mia preoccupazione di giungere allo scrutinio avendo dei criteri di valutazione che comprendessero la complessità di quest'anno e che permettessero comunque di non mentire troppo. Parliamoci chiaro, noi siamo chiamati a promuoverli tutti, sempre fra virgolette, però in alcuni casi veramente non ci sarebbe motivo valido se non avessimo delle voci che permettono di valorizzare, mi viene in mente la battuta della carogna vista con i discepoli che passano e dicono al Signore: no, stai lontano, e nei Vangeli apocrifi il Signore dice: che bei denti bianchi ha, cioè la valorizzazione proprio di tutto quello che c'è possibile valorizzare. Ecco, se non ci fosse stata questa possibilità, io sarei stato, io e penso anche molti docenti, molto in crisi davanti a certe promozioni, ok? Non tanto per giustificarle a quelli che vedono i compagni promossi, eccetera, ma proprio umanamente verso quella persona. Cioè bisogna anche saper motivare una persona il perché gli dici vai all'anno prossimo, e certe volte è più difficile che dire ti boccio. Per cui secondo me è questo è di per sé un successo. L'anno prossimo sarà molto difficile. Dopodiché, solo Roberto, se vuoi far scorrere velocemente, pochissime parole sul recupero, che invece secondo me è la grande sfida vera dell'anno prossimo. Secondo me i docenti non hanno ancora percepito che l'anno prossimo le classi non saranno formate da i soliti 25 persone, di cui 20 che dovevano stare in quella classe lì e 5 che c'erano lì per caso e che magari sono riusciti a passare dai giudizi sospesi, eccetera eccetera, ma che avranno anche una dose di persone che lì proprio non dovevano starci, e quindi la sfida sarà preparare delle lezioni che permetta anche a questa fascia di persone presenti. Io ho un tecnico, un professionale oltre al liceo delle scienze applicate, e capite che lì la percentuale di persone che saranno presenti in una classe, magari una terza, pur non avendone minimamente le caratteristiche per poter comprendere gli elementi essenziali, è elevata. Quindi davvero ci sarà un ridover decidere come presentare il tutto. Ecco, secondo me non l'hanno ancora capito questo, tanto è vero che la problematica era: ma riusciamo a finire in 15 giorni i recuperi o in un mese? Io ho detto: forse non ci siamo intesi, secondo me non esiste neanche teoricamente questa possibilità. Al di là degli aspetti sindacali, anche qua abbiamo magari già parlato in chat, sul fatto se si potrà pagare le persone dall'1 settembre al 12 settembre, secondo me no, ma fa niente. Il problema è che se anche avessimo miliardi non risolveremmo nulla nei primi 15 giorni di settembre. È proprio da cambiare totalmente la modalità con cui insegnare e proporre le cose l'anno prossimo, e a maggior ragione un avere impostato una valutazione come quella sopra mostrata è una possibilità. Perché se no, va bene, l'anno prossimo bocciamo il 50% della gente, capite? Ma non è questo lo scopo della scuola. Quindi tutta la vicenda del PAI e del PIA, secondo me, va affrontata seriamente, ma dopo. Per cui anch'io mi fermerei qua, lasciando spazio alle eventuali domande. Scusate, sull'esame di Stato non dico niente. La riunione di stamattina è stata assolutamente abbastanza inutile, cioè hanno ripetuto l'ordinanza ministeriale. Chi l'ha letta, chi non l'ha letta va bene, l'ha sentita per la prima volta. Noi l'abbiamo analizzata virgola per virgola, certe cose mi lasciano molto perplesso, vedremo come va avanti. Basta. Bene, grazie mille Franco, soprattutto per le sollecitazioni
sulla appunto l'attenzione a sfruttare il momento per cogliere gli aspetti di novità e su cui costruire, tentare di costruire. L'esperienza che fai ci dice che è comunque possibile quasi ovunque, anche appesi per i piedi, ecco, tanto per valorizzare. È anche la questione del motivare una promozione, questo è abbastanza originale, motivare una promozione non per convincere i propri docenti, ma per convincere, tra virgolette, lo studente a cui la si assegna. Questo è importante e significativo. In qualche modo, anch'io chiedo sempre di non arrivare a dare un gratis. Il gratis rischia di essere frainteso o di essere sopravvalutato. Comunque, ecco, grazie mille per questo. Prima di chiedere a Giuseppe un suo anche, voglio dire, estemporaneo parere su quei punti che gli ho prospettato all'inizio, prendo dalla chat alcune domandine, poi chi le ha fatte potrà, una volta che Giuseppe ha chiuso, eventualmente riprendere se per caso non ho letto pienamente il senso di quello che volevate chiedere. Ti pongo lì alcune cose che secondo me, su cui secondo me potresti indirizzare il tuo ragionamento. Per esempio, Giuliano dice, si chiede se non è escluso ponderare gli elementi della valutazione, cioè pesarli, non è escluso dall'ordinanza. Poi qualcuno si associa, dicendo che ponendo delle perplessità sull'esplicitazione di pesi o punteggi, soprattutto nel primo ciclo. Maddalena risponde, però poi lascerei eventualmente a dopo la risposta. Ok. Poi eventualmente Giovanna Battaglia dopo esplicita meglio la sua domanda. Quindi Giuseppe, ci sei? Sì, non so se hai colto. Sì, ho colto benissimo. Benissimo, prego. Ma io tutto mi scuso per il fatto che non sono in vista, fa parte delle mie imbranataggini, vedrò di rimediare per il futuro. Non preoccuparti. Grazie Roberto, sei sempre positivo e incoraggiante. Allora, io da quanto ho sentito, credo che gran parte delle risposte siano già state date. Ecco, per quanto riguarda il compito che mi è stato dato, cioè quello di fare un brevissimo excursus sugli articoli 3 e 4, aggiungiamo anche il 6, io mi posso limitare ad alcune note formali. L'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 11 è costruito bene, è costruito progressivamente. Allora, l'articolo 3 è riferito alla valutazione nel primo ciclo di istruzione. Il primo comma conferma la validità del decreto legislativo 62. Dice, la valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2. Quindi la regola generale è che si applica anche in questa circostanza il decreto legislativo 62, tranne che nei casi di deroga che sono previsti al comma successivo. In particolare l'articolo 2 del decreto legislativo 62 che viene confermato parla di valutazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Quindi quelle voci che hanno girate che nella primaria si doveva tornare al giudizio per valutare le discipline sono voci che non hanno fondamento.
Vediamo adesso quali sono invece le norme derogate. Quindi, premesso che vale il decreto legislativo 62, in questa particolare circostanza, da quali norme si deroga di quelle previste dal decreto 62? Viene detto al comma 2. Il comma 2 dice: gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui l'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo. Che cosa dicono queste norme dalle quali bisogna derogare? L'articolo 3 è quello che dava la possibilità nella scuola primaria di non ammettere alla classe successiva, solo in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione. Quindi nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva è d'obbligo. La seconda norma da cui si deroga riguarda la validazione dell'anno scolastico della scuola secondaria. Ricordiamo i tre quarti dell'orario personalizzato. Ecco, da questo si deroga. E ancora, per quanto riguarda l'ammissione alla classe successiva di primo grado, il decreto 62 prevedeva la possibilità di non ammissione in particolari casi. Derogando dall'articolo 6, è ovvio che anche nella scuola secondaria di primo grado tutti quanti vengono ammessi. Ecco, per quanto riguarda la valutazione, il comma 3 ribadisce che la valutazione si basa su attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza, sulla base di criteri e delle modalità deliberate dal collegio. Gli alunni sono ammessi, parlo della secondaria, anche in presenza di voti inferiori, parlo anche della primaria, vale la primaria e secondaria, anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in questo caso il consiglio di classe o il team dei docenti predispone il PAI di cui ha già parlato prima il collega. Ecco, l'articolo 4 l'ha già illustrato benissimo il collega che ha parlato prima di me, di cui non leggo il nome, c'è scritto dirigente. Franco Tornaghi. Ecco, Franco Tornaghi, grazie per il suo bellissimo contributo. Ecco, un'ultima cosa, il comma 7 dell'articolo 3 indica l'unica possibilità di non ammissione alla classe successiva, parlo della secondaria di primo grado, e questa possibilità è la stessa che ha illustrato il collega Tornaghi per la scuola secondaria di secondo grado. Per quanto riguarda l'articolo 4, è già stato illustrato prima dal collega e faccio un cenno all'articolo 6, l'articolo 6 che però Tornaghi ha già illustrato, che stabilisce quali sono i compiti del consiglio di classe, che consistono nella elaborazione di un piano di apprendimento individualizzato che va legato alla documentazione di votazione finale nel caso in cui all'alunno vengono attribuiti voti inferiori ai 6 decimi. E poi il piano di integrazione degli apprendimenti, che è quello elaborato dal consiglio di classe. E sottolineo una cosa importante che viene ripetuta più volte in questa ordinanza ministeriale, che le attività didattiche hanno inizio a decorrere dal 1 settembre 2020. Quindi, nonostante la contrarietà sindacale, l'ordinanza ribadisce che le attività didattiche, cioè attività di insegnamento, iniziano con il 1 settembre. Io concluderei qui perché non avrei null'altro di interessante da aggiungere. Grazie. Grazie a te, grazie Giuseppe per la precisione e la sintesi che ci permette di, come dire, aprire alle domande. Io chiederei a chi non si è, come dire, sentito letto sufficientemente dalla mia reinterpretazione della domanda scritta, o a chi non ho scorso, se vuole può riprendere la domanda. C'era un'osservazione, una risposta di Maddalena sulla pesatura, mi pare.
Tu, Stefania? Rispondo io perché ci eravamo accordate io e Maddalena che avrei fatto la sua voce, anche perché eccola, ecco che si è palesata la voce. Allora, rispetto alla pesatura, è vero che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha chiesto che in particolare l'elaborato pesasse non oltre il 20% e che poi questo suggerimento non è stato accolto dal Ministero. In realtà il non accoglimento non è legato al fatto che non si possano pesare le cose, ma è legato al fatto che in autonomia ciascuna scuola deve poter scegliere che tipo di peso dare a questo elaborato. Mi riferisco alla mia scuola in particolare, non saremmo mai arrivati al 20%. Noi abbiamo fatto una scelta differente rispetto a quello che ha presentato Maddalena, nel senso che nei miei criteri per l'attribuzione del voto di ammissione dello scorso anno, noi avevamo stabilito questa cosa, cioè avevamo deciso di dare un peso al percorso, cioè di fare una media che partisse dalla media del terzo anno, valutare la media del primo e del secondo anno e attribuire fino a un punto di bonus, questa è la scelta del mio collegio docenti, fino a un punto di bonus legato al percorso che può essere. Si è distinto nel percorso, si è distinto in un concorso di poesie, ha vinto una gara sportiva, ha fatto il CET, ha fatto il DELF, eccetera. Noi abbiamo ripreso esattamente i nostri criteri di valutazione, quindi che questi criteri che erano quelli di ammissione all'esame di Stato, e abbiamo deciso che il voto che finale dovesse riprendere questi criteri, partendo quindi dalla media del terzo anno e del primo e del secondo quadrimestre, dalla media degli altri due anni scolastici, e fino a un punto in più, considerando nel punto in più anche la presentazione dell'elaborato. Quindi di fatto di peso all'elaborato non ne abbiamo dato, ma lo abbiamo inserito in quel punto in più, in quel bonus in più, da dare ai ragazzi rispetto al percorso triennale. Quindi il fatto che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione abbia chiesto una pesatura e il Ministero no, è legato semplicemente al fatto che in autonomia ogni scuola deve poter decidere, rispettando i propri criteri di valutazione, che tipo di valutazione, che tipo di peso dare sul percorso scolastico. Naturalmente anche noi abbiamo fatto tutta una serie di griglie di valutazione, compreso la valutazione dell'elaborato stesso, diversa da quella di Maddalena, ma comunque voglio dire che andava a ricercare le stesse cose, quindi l'argomentare invece che la capacità di analisi, di sintesi, la proprietà di linguaggio, la creatività, eccetera. Al voto, quindi al 10, è stato allegato un descrittore, per cui noi procederemo in questo modo. Faremo un file in cui ci sarà una bellissima tabella in cui ci sarà il momento, la data in cui consegnano l'elaborato, i nomi dei file, perché si tratta di file, per cui i nomi dei file, la data in cui ci sarà l'elaborato orale, quindi la parte orale, l'esposizione dell'elaborato e la valutazione. Questo file sarà allegato al verbale di scrutinio perché ne rimanga traccia. Un'altra possibilità rispetto a, c'era un'altra domanda rispetto sempre al problema dei pesi, credo, a cui volevo rispondere, ma mi sono persa. Ah, come abbiamo organizzato la presentazione? Allora, la presentazione la organizzeremo in questo modo. Ci sarà un calendario, io parlo per me naturalmente, ma ognuno di voi sta procedendo nello stesso modo, ci sarà un calendario pubblicato con un invito personale ad ogni singolo ragazzo. Ci siamo posti l'idea del testimone, ma in realtà non è necessario. Giuseppe, confortami su questa cosa, perché non è un esame, è la presentazione di un elaborato, quindi non si parla di esame, ma si parla di presentazione dell'elaborato. All'interno di questa presentazione, ecco qui rispondo alla domanda, i miei docenti hanno suggerito due cose, io l'ho comunicato ai miei genitori.
uno, il consiglio di classe decide prima che tipo di domande fare, 2/3 domande al ragazzo, che potrebbero essere o di supporto nel caso in cui perda la strada, perché voi che sapete che ci sono dei ragazzi che si perdono e quindi bisogna dargli l'imboccata per aiutarli a ritrovare il percorso, oppure 2 domande di curiosità rispetto a ciò che è esposto. Fine. Nel senso che è una presentazione di un elaborato, per cui non è pensabile fare domande che vadano ad indagare, mi viene da dire, se è stato copiato o no, perché questo sarà un pezzo di valutazione. Quindi, ho detto ai genitori che qualche curiosità, qualche docente all'interno del consiglio di classe potrà chiedere, insomma, fare chiedere al ragazzo da dove ha preso la fonte di questa sua argomentazione. Quindi, in modo tale da capire se effettivamente c'è è un prodotto personale oppure è un prodotto tra virgolette scopiazzato. Tenete conto che un'altra scelta che ha fatto il mio collegio di docenti è, indipendentemente dalle modalità con cui sarà presentato l'elaborato, quindi potrebbe essere un video, potrebbe essere una presentazione, potrebbe essere un testo scritto, potrebbe essere un quadro commentato, insomma, o un prodotto per cui fa vedere le fasi, abbiamo chiesto a tutti che ci sia la motivazione, quindi perché hai scelto, perché hai concordato insieme al consiglio di classe, hai scelto quell'argomento, quindi la motivazione, la mappa concettuale, perché ti dà l'idea di che tipo di pensiero mentale ha fatto per argomentare quel prodotto, e le conclusioni personali. Quindi abbiamo chiesto che se questi 3 punti potessero essere inseriti nell'unico file presentato, ok, tipo un PowerPoint, uno ci mette 2 slide e lo mette dentro. Se fosse un video e quindi con maggior difficoltà di inserimento, abbiamo chiesto che presentassero 2 file, quindi un file PDF dove si motiva la scelta e il file multimediale o comunque il file di produzione loro. Io credo che sia sufficiente, nel senso che quello che mi sono posta come domanda era di non caricare ulteriormente i consigli di classe, perché ci vuole una valutazione serena e non affaticata dal devo compilare la griglia. Questo è il mio punto di vista. Certo è che il registro elettronico comunque fornisce già una serie di dati che sono la media matematica dell'ultimo anno, la media ponderata degli anni precedenti, quindi comunque strumenti ci sono già. Per cui io non ho inteso costruire ulteriori strumenti affinché si arrivasse alla valutazione del voto finale, semplicemente perché l'elaborato fa parte di quel bonus, di quel punto in più che si aggiunge alla valutazione del triennio, dell'ultimo anno, scusate. Grazie Stefania per le precisazioni. Che sono certamente molto utili, no? Soprattutto per alcuni strumenti. Giovanna, vuoi esplicitare sì. Le tue domande? Sì, allora io avrò il collegio dei docenti in cui si delibereranno i criteri per la valutazione finale domani. Come sentite dell'accento è tipicamente lombarda, alto lecchese, grazie. Adottata. Anche tu hai un bellissimo accento siciliano. Grazie. Allora, buonasera a tutti e grazie. Dicevo, io avrò domani il collegio in cui delibereremo i criteri per la valutazione finale, perché io, anche confrontandomi con amministrativisti, anche con Ezio, non ho ritenuto opportuno convocare collegi fino a quando il Ministero non diceva che questa modalità online era amministrativamente valida. Questo lavoro è stato preceduto da circa un mese di interlocuzioni tra i dipartimenti, riunioni di staff, messe a punto e quant'altro. Ora, i miei docenti hanno manifestato un enorme fastidio circa la predisposizione di una griglia di valutazione che ciascun docente per la propria disciplina doveva redigere.
anche perché siccome si dovrà redigere il PAI in sede di scrutinio finale, mi dicono, ma lo delibereremo domani, che era una complicazione eccessiva. Che appunto i docenti delle scuole superiori, un po' con la questione che diceva poco fa Maddalena rispetto al liceo, avendo le prove di verifica, avendo le prove di realtà, avendo le interrogazioni orali, bisognava semplicemente riadattare i criteri di valutazione, però non ci poteva assolutamente essere l'obbligo di compilare una griglia per ogni ragazzo per tutte le discipline. Cioè, alla fine io ho ceduto, ho detto insomma, abbiamo fatto una tabella dove abbiamo messo i criteri di valutazione dell'attività in DAD che deliberarono i consigli di classe e i dipartimenti già a marzo, abbiamo integrato con quelli già presenti, con i criteri presenti nel TOF, ed è venuta una tabella abbastanza significativa, non ve la faccio vedere perché non è importante, che però sarà appunto il punto di riferimento per la, con i livelli, 5 livelli, non 4, perché noi al professionale partiamo dal livello 0, e per ogni livello anche gli indicatori dei voti corrispondenti. Quindi diciamo, ai fini di una valutazione trasparente è assolutamente utile. Quindi io vi volevo chiedere che cosa ne pensate, perché io vedo qua, si sono rifiutati completamente di individuare i pesi, di fogli Excel in cui usciva una media matematica, un delirio, fortunatamente prima del collegio. Alla fine ho detto vabbè, deliberiamo questo. E poi una domanda invece grande come una casa sull'esame di Stato. Io vorrei un aiuto in questo senso. L'ordinanza sugli esami di Stato dice che l'argomento dell'elaborato viene assegnato su indicazione del docente della disciplina della seconda prova, ma materialmente quando viene assegnato da chi? Sì. Perché, primo. Poi io ho pensato di agire così, che l'indicazione dovrebbe venire dal consiglio di classe, che però già si sono riuniti per il documento del 15 maggio. Quindi siccome l'ordinanza ce l'hanno mandata venerdì scorso, cosa pensate? Li devo riunire oppure gli dico di aggiustare il verbale, perché poi non li hanno depositati perché li hanno fatti lunedì. No, aspetta, oggi è lunedì, venerdì questi consigli di classe. Poi sto creando delle caselle di posta elettronica per classe, perché si deve poter dimostrare che io mando, che il coordinatore di classe mi manda entro il 30 maggio tutti gli argomenti assegnati agli alunni. Io protocollo questa cosa e invio una mail a ogni singolo alunno che poi li rimanda dentro quella cartella. Noi a scuola li stampiamo e li facciamo trovare nella carpetta degli esami di Stato. Secondo voi questa cosa può funzionare? Che ne dite? Come state facendo voi? Ho finito. Bella domanda. Posso dire qualcosa, però Franco era con me oggi alla riunione che non è servita molto. Dunque, sul problema appunto motivazionale, hai detto tu, Giovanna, la scuola superiore è veramente un sistema ingessato, quindi o questa è l'occasione di un cambiamento e quindi è la provvida sventura, come amo chiamare dal punto di vista delle nostre potenzialità, quindi è l'occasione di riaprire e di affrontare il grande tema delle soft skills e compagnia bella. Anche oggi sul Sussidiario c'è un bellissimo articolo di Chiosso, se qualcuno ha avuto tempo di leggere. Ah. Quindi è l'occasione, con molta discrezione e molta cautela. Tra l'altro io, approfittando della presenza del professor Mariani, se è qui ancora, ho il grande problema di capire la relazione fra valutazione formativa, crediti e voto di comportamento. Visto, ho apprezzato il lavoro che ha fatto Maddalena, però ripeto, noi siamo in un sentiero davvero molto irto erto, quindi dobbiamo muoverci
Quindi più che dirti che siamo davvero sulla stessa barca, discrezione, intelligenza, cautela e come accennava Franco, la massima condivisione possibile. Io ripeto, nella mia proposta vi ho fatto vedere proprio i due modelli, top down e down top, e dipende molto dal contesto. Allora, sulla questione invece del materiale, oggi hanno confermato quello che hai deciso tu, quindi è il docente della seconda prova, ovviamente, almeno io mi sono mossa così, hanno lavorato molto bene, devo dire, per discipline, quindi sono le riunioni di materie, penso l'ambito privilegiato per una riflessione, è la grande occasione di costruire dei percorsi adeguati allo studente, insisto, rispetto al passato. È palese che non c'è più la busta, no? E quindi è davvero un'opportunità di valorizzare anche le competenze del singolo studente. Ci hanno precisato oggi che va proprio formalizzato, come dicevi tu, quindi un invio oltre alla posta istituzionale o benissimo mi pare la posta di casella dedicata con ritorno. Io non ho chiaro, questo chiedo a Franco, io non penso di stampare tutto, perché veramente poi non sappiamo nemmeno se saremo in presenza, noi in particolare. Va bene, certo. Quindi, allora, prego Franco. Sì, volevo dire che anch'io prima della riunione di questa mattina non avevo pensato di dare un numero di protocollo. Io vi leggo cosa avevo scritto ai docenti. I docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta devono inviare entro il 1 giugno 2020, tramite posta elettronica d'istituto, il lavoro da svolgere ai singoli studenti, dopo averlo concordato tra loro, inviandolo per copia conoscenza anche al coordinatore di classe. Nel caso in cui le discipline siano due, come docenti coinvolti, la traccia da assegnare agli studenti deve essere unica. Entro il 13 giugno gli studenti dovranno inviare l'elaborato ai docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova e per copia conoscenza al coordinatore, rispondendo a tutti alla mail di assegnazione del lavoro da svolgere. Inoltre, nel registro elettronico bisogna esplicitamente scrivere una frase simile alla seguente: è stata inviata oggi nella posta d'istituto e assegnata allo studente anche tramite il registro elettronico la traccia del, eccetera. Essa, come spiegato dal coordinatore lezione, va restituita nella stessa forma al mittente entro il 13/6/2020, come prescritto dall'ordinanza ministeriale 10 del 16 maggio 2020. Cioè, io personalmente, poi va benissimo anche mettere un numero di protocollo, reputo che il registro elettronico sia un documento assolutamente ufficiale, che nel momento in cui segnalo attraverso posta elettronica, c'è traccia di tutto. Posta elettronica d'istituto, d'istituto. Segnalo sul registro elettronico, mi torna per registro elettronico, ce l'hanno tutti, a mio avviso non c'è ambiguità. Stavolta ci hanno detto di prendere il protocollo, durante il webinar io mi sono appartato nella mia mail e ho scritto alla vicepresidente, dovremmo anche avere il numero di protocollo. Per me è una pratica burocratica in più, però concettualmente ci siamo. Riguardo invece quello che dicevi tu, Giovanna, ma anche il mio collegio docenti sarebbe insorto immediatamente, anzi è insorto la prospettiva che io imponessi una griglia. Io ho tolto proprio questa ambiguità all'inizio, io non impongo nessuna griglia, io impongo che non si faccia la presa in giro di dire abbiamo già deciso tutto, perché non è vero. Se volete vi fornisco uno strumento, secondo me bello, comodo, utile, pensato da dei vostri colleghi, che vi permette di semplificare il più possibile il lavoro per giungere ad avere delle certezze anche numeriche, perché una delle cose che più mi manda in bestia, e sono un matematico d'origine, è quando durante lo scrutinio, davanti alla mia domanda, ma perché lei propone il 5 piuttosto che il 6? Risposta: perché la media è 5,42. Ecco, quelle risposte mi mandano in bestia. A maggior ragione mi manderebbe in bestia una risposta del tipo propongo il 7 perché la griglia che lei ha proposto mi dà il 7. Non è questo il problema. Il problema è che tu mi assicuri che nel proporre il 7 hai tenuto conto degli elementi della griglia. Se poi le applicate alla lettera ti viene il 7, a maggior ragione. Ma non mi interessa tanto la griglia. Mi interessa che ci sia un aiuto possibile. Io l'ho posto in positivo, esiste questa griglia, e l'ho posto perché il vantaggio che mi pare ci abbia insegnato, almeno io ho imparato molto, il collega di Pescara, è proprio che
davanti a un 7 dello studente Mario Rossi ci può essere un'eccellenza in alcune voci e una difficoltà in altre. E davanti allo stesso 7 di Bianchi ci può essere l'eccellenza nelle materie, nelle voci in cui andava male il signore, il compagno di classe, e la difficoltà nell'altra. Allora, avere proposto uno strumento che permetta di dar ragione del voto mediante le voci, secondo me è la prospettiva in cui saremo chiamati a muoverci, perché io che ho il professionale e ho il PFI, so cosa vuol dire dover motivare, seguire a uno gli studenti. Allora, è come un anticipo di uno strumento che io metto a disposizione. Non è però in questa tornata che bisogna imporre niente. Premesso che io come stile non impongo, tento di far condividere una preoccupazione semmai, ma mi sembrava la modalità e lo strumento adatto in questo momento come proposta. Grazie mille, ancora di posso, più. Posso fare una precisazione? Sì, vai. Sì, allora, per quanto riguarda l'intervento che ha prima fatto Stefania, no, che sembrava escludere diciamo la formalità, l'aspetto formale dell'esame di Stato da questa valutazione finale. Io porterei l'attenzione sull'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale sull'esame di Stato del primo ciclo. L'articolo 2 è rubricato così: espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del Consiglio di classe. Allora, noi sappiamo che quando il Ministero aveva deciso di soprassedere a un esame di Stato vero e proprio nel primo ciclo, erano state manifestate perplessità di tipo costituzionale, perché l'articolo 33 della Costituzione, al quarto periodo, prevede così: è prescritto un esame di Stato, eccetera, per la conclusione di essi, cioè dei vari ordini e gradi di scuola. Quindi non era possibile assolutamente non trovare una formulazione che prevedesse l'osservanza di questa prescrizione costituzionale. La soluzione trovata può anche sembrare una furbata, no? Però andiamo a leggere come è stata formulata. Allora, articolo 2, la rubrica è espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del Consiglio di classe. Quindi si effettua l'esame di Stato con questa forma particolare. Allora, nel primo comma dice che l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, e nel comma successivo dice l'articolo 2: in sede di valutazione finale il Consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno e attribuisce il voto finale secondo le modalità dell'articolo 7. Quindi diciamo che occorre lavorare di fino, ecco, da un punto di vista concettuale e anche da un punto di vista formale, perché si rispetti l'indicazione che è stata data sia dal decreto legge 22 che dall'ordinanza ministeriale. Ok, grazie della sottolineatura. Aspetta Stefania, che volevo sentire CTP EDA, chi è che ha formulato delle domande in chat? Aspetta che... Aldina, sei tu? Vuoi esplicitare i tuoi interventi? Eccola. Microfono, Aldina. Aldina, ecco. Aldina, scusa, non ti sentiamo. Mi adesso, senti? Adesso sì. Ok. No, avevo delle perplessità relativamente alla questione del peso
diciamo, troppo specificato delle singole parti di questa valutazione, però mi sembra che sia stato abbastanza sviscerato. Ho compreso le ragioni di chi ha dettagliato in questo modo. Premesso che anche noi con l'istruzione degli adulti comunque siamo associati alla stessa modalità valutativa della scuola del primo grado, e che anche nel mio collegio dei docenti noi abbiamo validato, diciamo, uno strumento come griglia abbastanza simile, anche se un po' più semplice, ecco, di quello che è stato presentato da Maddalena sulla falsariga. Comunque ci siamo mossi anche noi. Quello che mi sembrava, così come riflessione, importante è che proprio tutte queste operazioni, che sicuramente mettono al riparo da eventuali diciamo rimostranze, ma anche danno l'impressione di avere una solidità oggettiva di valutazione, però secondo me non devono farci dimenticare che l'operazione di valutazione suggerita dall'ordinanza è un'operazione molto sintetica, in cui va un po' rifuggita quella tentazione, che pure costituisce una grande sicurezza per noi, anche per gli insegnanti dei consigli di classe, di avere un ritmo pari a quello di chi costruisce una media e alla fine ottiene un numero e quel numero vale. Ecco, se è vero che questo processo è il processo dell'esame, che però noi non faremo perché è stato tenuto a distanza, insomma, a me sembra che in questo momento siamo piuttosto nella casistica che anche Maddalena ricordava, di quelle operazioni propedeutiche che nella normalità portavano all'ammissione all'esame, quindi all'esplicitazione di un voto che era così fatto, cioè che era una sintesi, dove poi ogni collegio ponderava, costruiva, ma che in realtà poteva anche essere una valutazione, diciamo, che partendo da un riferimento aritmetico poi si rivestisse anche di altre dimensioni un po' più difficili da quantificare singolarmente. Ecco, questa è la riflessione che io volevo riportare. Poi condivido quello che è stato presentato e, appunto, voglio dire che anche sull'istruzione degli adulti i comportamenti non saranno dissimili. Ecco. Grazie. 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 Terrei ancora un attimo lì Stefania, che mi pareva avesse qualcosa da dire. Nora è ancora, si è ancora collegata, ho visto che aveva postato un contributo. Sì, ci sono. Prego, se vuoi. Ah no, la mia era semplicemente, come dire, una riflessione ad alta voce. Cioè, nel senso che. Cioè, nel senso che tutto quello che noi ci siamo detti, credo anche l'elaborazione di pensiero, no, di questo periodo, è quello di valorizzare l'aspetto formativo della valutazione, no, che sembra quasi un gioco di parole. Con tutto quello che ci siamo detti, cioè le varie griglie, la metacognizione, i feedback sui compiti assegnati, in modo che si generi finalmente l'idea che l'errore è una risorsa, che tutti gli elaborati sono perfettibili, eccetera, 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 no? Che si sviluppi l'autovalutazione. Ecco, tenendo conto di quello che diceva anche, mi sembra, prima Franco, no? L'altro aspetto è quello del recupero, cioè che sia un recupero dove forse per la prima volta, non lo so, si possa veramente porsi il problema in modo radicale di che cosa voglia dire personalizzare l'insegnamento e di conseguenza l'apprendimento, no? Era semplicemente una riflessione ad alta voce per dire: speriamo che questo iter di riflessione che abbiamo sviluppato non ci porti poi a quello che qualcun altro ha detto prima, cioè che in sede di scrutinio dice: ma allora questo ha
6,23 o 6,45, oppure il registro elettronico ha fatto questa media matematica, perché altri, e da qui anche un po' la questione dei pesi, no? Cioè che questi pesi siano nell'ottica di una ponderazione, non di una misurazione di media matematica, cioè non era niente di diverso da quello che è stato detto, cioè speriamo che appunto quello che abbiamo fatto in questo, che tutti noi mi sembra di capire abbiamo fatto in questo periodo, vada poi nella direzione di non tornare alla misurazione matematica. Tutto qui. Certo, grazie. Era un po', se devo dire la verità, quando ho visto i contributi che mi hanno mandato Milena, Maria Grazia, Franco, beh, non li avevo letti con precisione, attenzione, ho guardato e ho detto... ero un po' preoccupato che la vergenza fosse, andasse su quello, non tanto come loro pensiero, perché li conosco molto bene, però in realtà mi sono accorto come la riflessione così esplicitata e il lavoro soprattutto fatto nell'ambito dei collegi abbia, come dire, tenuto sempre ben presente questo aspetto, e direi che ci sono buone prospettive. Non so se di vincere la battaglia, comunque di piazzarsi bene, ecco, comunque ce lo auguriamo. Stefania, tu avevi in animo? Allora, ok, allora volevo aggiungere due cose rispetto a quello che ha detto Giuseppe. Allora, intanto tiene conto, e come dice la legge, coincide con la valutazione finale. Allora, il tener conto, fra le altre cose, permette anche ad un ragazzo di non presentarsi all'orale, e questo non è un particolare indifferente. Quindi vuol dire che il tener conto è relativamente ad una prova scritta fatta a casa, che in qualche modo, voglio dire, non può essere in nessun modo verificata. Verificata almeno per quanto riguarda l'aspetto personale. Ed è per questo che la mia valutazione proposta dal collegio docenti, o comunque il nostro stile, è proprio quella di valorizzare l'aspetto formativo del percorso, che dà origine, ha un'origine dal punto di partenza. Un punto di partenza è ovvio che da qualche parte bisogna avere, voglio dire, un'equità di intenti. Cioè io ho 5-6 consigli di classe, per cui vorrei che tutti i miei consigli di classe, al di là della, voglio dire, dell'aspetto personale della valutazione, si comportasse nello stesso modo. Per cui partire dalla media matematica del terzo anno, comunque sia, è un punto di partenza uguale per tutti. Poterci scostare solo in avanti, quindi valorizzando quello che è qualcosa di positivo del ragazzo, che può essere legato alle sue esperienze, può essere legato al triennio, può essere legato a questo elaborato, secondo me è quel margine di valutazione formativa che permette da una parte un'equità, quindi tutti partono dallo stesso punto di partenza, e dall'altra parte comunque invece un valorizzare davvero i ragazzi, al di là di una media matematica pura. Ed è per questo che l'elaborato fa parte di questo bonus fondamentalmente. È chiaro che rispetto, per esempio, io non ho pensato al problema di protocollo sul primo ciclo, sentendo voi forse l'esame di Stato ha un peso diverso dal punto di vista formale. Comunque quello che ho fatto fare io è, nel momento in cui è uscita l'ordinanza, ho convocato un consiglio di classe delle classi terze e ho fatto mettere a verbale una prima volta l'assegnazione dell'argomento, una seconda volta, quindi dopo l'uscita dell'ordinanza 11, una seconda volta dove si diceva la motivazione per cui il consiglio di classe aveva concordato l'argomento, e quindi è a verbale del consiglio di classe. Io ritengo che sia sufficiente, e il coordinatore aveva il compito di comunicare. Lasciate perdere il secondo pezzo, nel senso che voi sapete benissimo che gli argomenti non sono stati scelti dopo il 18 di maggio, ma sono stati scelti ben prima. E quindi, voglio dire, si trattava di trovare quella formula elegante per dire: abbiamo messo a verbale l'assegnazione degli argomenti, ma in realtà i ragazzi gli argomenti li avevano scelti ben prima, insieme ai propri insegnanti. E per cui ritenevo che questo fosse sufficiente. Rispetto alla domanda che avevo fatto a Giuseppe, era il discorso che non ritengo sia utile, non sia, o sia indispensabile
il testimone, nel senso che noi eravamo abituati ad avere alla prova orale un testimone, primo perché tanto ci saranno tutti i genitori presenti, nella mia scuola sicuramente, a sentire i propri alunni. Secondo perché comunque sia c'è un consiglio di classe al completo e quindi ritengo che non sia indispensabile il testimone. Fermo restando che io ho detto che se qualche ragazzo necessita del compagno perché si sente meglio, cioè perché è più sicuro, perché è più tranquillo, nulla vieta che lo inviti a casa sua, perché tanto, voglio dire, adesso si può andare dagli amici, o comunque faccia richiesta in modo tale che anche il suo compagno sia in videoconferenza, perché ormai noi è accertato che saremo in videoconferenza. Non è necessario, rispetto a Maddalena, riconvocare un'altra meet, perché basta eliminare, se tu basta eliminare i presenti che non vuoi che ascoltino la parte. Ecco, questo dal punto di vista tecnico. Cioè, l'importante è che ci sia un invito da parte del coordinatore, perché poi è il coordinatore che gestisce le presenze o l'assenza all'interno della meet, un invito specifico, quindi una stringa, non un codice, perché sul codice non si riesce poi a delineare, questo sì. Basta, non aggiungo altro. Grazie. Maddalena, ho visto che avevi scritto una in chat, però alla fine è arrivata solo a me. Allora, come valutare gli alunni del tempo prolungato a scuola secondaria per attività opzionali del secondo quadrimestre, visto che di fatto queste attività opzionali non sono state svolte, no? Oppure come collegio abbiamo pensato che lo scrutinio finale ricomprende l'intero anno, perciò avremmo ipotizzato di reiterare il voto sulla scheda di valutazione conseguito nel primo quadrimestre. Oppure si può non mettere il voto, cioè per dire latino, no? Adesso ti faccio un esempio del mio tempo prolungato, percorso di latino fatto nell'ora di compresenza che prende un gruppo di alunni e che viene portato, per esempio, potrebbe venire portato in valutazione alla scheda. È così? La leggo bene? Ok. Le attività opzionali sono teatro, laboratorio, scientifico, ecco c'era scritto, scusate, uscite sul territorio che non possono essere svolte come DAD. Questa è la domanda che fai? Benissimo. La domanda è, si può non mettere il voto sulla scheda? Il problema sorge perché i ragazzi del tempo prolungato di fatto hanno un monte ore di tempo scuola. Se noi omettiamo il voto, che cosa succede? Di fatto queste attività non le hanno mai svolte nel secondo quadrimestre, non si potevano fare come DAD. Io penso, reagisco immediatamente, poi non so se Giuseppe è ancora lì, può darci una mano. Se una delle abrogazioni rispetto al 62 è il 25%, temo che il monte ore sia, come dire, un riferimento più che lontano, anche oggettivamente più che lontano. Quindi non lo so, io non mi sono posto questo problema. Anch'io questo versante, i laboratori di nuoto, per esempio, che abbiamo fatto, e così. Scusa Roberto, l'altro giorno Ezio diceva che la questione del monte ore è proprio da eliminare, nel senso che non se ne tiene conto, perché probabilmente c'eri anche tu quando l'ha detto. Sì, no, infatti stavo dicendo quello. Il monte ore non sussiste, non c'è, quindi anche su quelle, se non sono state fatte, sono sempre del parere che convenga non dire bugie. Ok. Non arrampicarsi sui vetri, cioè il consiglio di scusate parte, anche per l'esame di Stato, se pensate che andiamo a valutare discipline che con la DAD quasi non hanno avuto spazio, quindi credo proprio che non ci sia più il monte ore più in questa fase. Ma metti il voto nella pagella, nella scheda di valutazione di discipline che non avete effettuato?
No, abbiamo effettuato in maniera molto parziale. È il problema cruciale del passaggio dal non classificato, perché lo studente non è presente, a una valutazione. L'abbiamo, se ricordi, l'abbiamo proposto anche a Delfino e attendiamo risposte. Anche oggi in conferenza questo è comparso. È un altro bacco, non è stata data risposta. Adesso per stare su una materia così, senza avventurarci in particolari situazioni pur diffuse, per esempio scienze motorie e sportive, adesso al di là dei video che le insegnanti hanno provveduto a mandare, Lorenzo, scusa, non offenderti, a mandare con gli esercizi tipo, come dire, breakdance da fare in sala, adesso oggettivamente è dura, eh? Oppure i test sull'argomento, insomma ci sono un po' di cosette che stanno là, che sono appunto un baco, o più che un baco, un imbuto. Tanto che fare in argomento. Imbuto, per riprendere. Posso precisare? Sì, Giuseppe, aspetta un attimo, perché c'era Giuliano che si era prenotato, mi pare. Vediamo un po' se poi mette lì altra cosa che puoi rispondere. Sì, l'ho scritto sulla chat, più che altro una conferma, non so. L'Ostinio ovviamente è un collegio perfetto, quindi dovranno esserci più docenti in caso di assenza sostituita. Nel caso del colloquio, invece, per noi del primo grado, insomma, anche se ci fosse un'assenza dei docenti del consiglio di classe, non credo ci possano essere problemi dal punto di vista formale, no? Giuseppe. Ma io invece credo che il consiglio di classe in sede di valutazione è sempre un collegio perfetto. Ecco, oltretutto l'articolo 2 di questa ordinanza ministeriale che prima citavamo, proprio recita espletamento dell'esame di Stato tramite la valutazione del consiglio di classe, quindi si ha un'equiparazione del consiglio di classe alla commissione d'esame. Per quanto riguarda invece la presentazione di questi elaborati, no? Non so se io ho capito bene un'affermazione di Stefania, ecco. Però l'articolo 4 usa sempre il presente imperativo, no? Comma 1, il consiglio di classe dispone un momento di presentazione. Poi comma 4, il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali. Il comma 5 ribadisce che l'elaborato deve obbligatoriamente essere presentato e prevede nell'ultimo periodo, in caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno. Quindi, a parere mio, nel caso in cui un alunno non invii l'elaborato, si ricade, a parere mio, può darsi che mi sbagli, si ricade nell'ipotesi prevista dall'ordinanza ministeriale 11, in cui l'alunno non può essere ammesso, in questo caso non può essere licenziato, per quelle gravi ragioni che vengono enumerate lì. Questo è il mio parere. Ah, poi un'ultima cosa. Mi fermo qui perché le altre cose sono già state precisate da Roberto. Scusa Giuseppe, no, io non intendevo non portato al consiglio di classe, quindi non presentato il file dell'elaborato, ma può essere non discusso, questo sì. Quindi può essere consegnato al consiglio di classe, ma può essere non discusso. Questa è la cosa diversa. Sì, ma può essere non discusso, non per libera scelta. Certo, perché, non per libera perché scelta. Una possibilità equivale all'altra. Per motivi gravi, dice, certo, giustificati. No, non sono motivi gravi. Invece ti chiedevo, Giuseppe, scusa un attimo. Come lo risolviamo? L'ordinanza ministeriale prevede espressamente in caso di impossibilità a svolgere la presentazione dell'orale entro i termini previsti.
Quindi l'impossibilità è l'impossibilità relativa all'adempimento. Il criterio è civilistico, quindi è l'impossibilità oggettiva. Allora, se il mio studente alla data in cui era stato programmato il suo intervento, chiamiamolo così, di presentazione del proprio elaborato, è ammalato, è ricoverato, ha un grave impedimento, in questo caso di impossibilità di svolgere la trattazione orale, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato. Ma se non c'è l'impossibilità oggettiva dimostrata, credo che questo sia uno di quei rarissimi casi che comportano l'impossibilità di dare l'ammissione all'ordine successivo, cioè di dare la licenza media. Scusa Giuseppe, le firme, il problema firme come la gestiamo? Non lo so. Perché io ho anche pensato di far venire i docenti strada facendo, no? Nel senso che non... Guardatene bene. Esatto, anche perché ce ne ho metà al sud. Che non tornano. Posso obbligare la firma elettronica? Digitale. Io credo di sì, però queste cose sono... Che io posso chiedere a loro di fare da adesso subito, banalmente con una ruba, 25 euro la firma elettronica? Oppure è abbastanza la mia firma? Non penso. Secondo me si può usare la CRS, si può usare la carta dei servizi avendo il PIN, però devi chiedere il PIN dispositivo, e questo equivale a, per avere il PIN però Mote passa, quindi non è una questione semplice. Ma sentite, scusate, no, non andiamo a incasinarci. Su quella circolare non c'è scritto. Ciò che non c'è scritto, non è ricomparso Roberto Fasolini, che è un fautore del... Non andiamo a ingabbiarci in ciò che non ci vincola. Quindi quel briciolo di libertà conserviamocelo. Allora, è chiaro che consiglio di classe, presidente del consiglio di classe, dirigente scolastico, il dirigente scolastico si assume la responsabilità e ha l'onere di notificare, di fare il notaio della situazione, per quanto è dal punto di vista formale impossibile fare in presenza. Lì non ci sono tutte queste cose. Tutte le forme intermedie, tutte le forme ancorché non previste, sono impressionanti sia come tempi sia come lasciate alla libera intraprendenza di ciascun docente. Per cui, a parte questo, io sto sulla sostanza delle cose, non mi muoverei in quella direzione, a meno che non venga fuori che se ne sono accorti che c'è questo tipo di problemone e così. Faccio un'aggiuntina a questo che sto dicendo. A mio parere non se lo sono posto perché non è passato nell'anticamera del cervello a nessuno che ci sarà qualche inconveniente di pesante, tipo bocciatura. Allora, è chiaro, questo può essere uno dei motivi. Però il problema del attestare il processo, chiaro, che si è svolto realmente così, che il consiglio di classe ha fatto tutto quello che doveva fare nei termini previsti e secondo i criteri che il collegio docenti si è dato, sta in capo al dirigente scolastico. Roberto, scusa, io non sono però tanto convinta, perché nelle nostre chat compare il rischio ricorso in assenza di firme. Io lo proporrò all'avvocato col quale abbiamo i contatti adesso dello studio Paolucci, quindi direi che siamo di fronte a un auctoritas, perché nella superiore qualche respinto ci sarà sicuramente, non molti. Tenete presente, scusa, ragione Maria Grazia, questo non era per tagliare la possibilità di approfondire, ci mancherebbe, lo stato attuale farei così, però tenete presente che dall'ordinanza questa qua, cos'è, la 17 che è uscita, ultima, che pone che dal 15 sono possibili riunioni in presenza, per cui
eventualmente si prende in considerazione di fare dei consigli di classe di valutazione del finale, la fase 3 della Milena, tanto per intenderci, che tra parentesi ha più chiaro le fasi di Conte, e così in presenza. Io sto già facendo verificare un'aula giustamente capiente con le postazioni che non si muovono, ai vari metri che devono stare, a quel punto si sottoscrive tutto quello che c'è da sottoscrivere. Ma noi dobbiamo fare superiori, li abbiamo prima gli scrutini, il 15 inizia l'esame. Quindi... Però scusa Maria Grazia, fino all'anno scorso, dove non c'era il Covid, avevamo lo stesso tipo di problema, perché i registri elettronici, quale professore li firmava? Non li firmava nessuno. Li firmavamo noi perché eravamo gli unici ad avere la firma. Ma in caso di ricorso, il TAR ti va tabellone, a firmare il registro. Tabellone a tutte tabellone le firme. D'accordo. Tabellone d'accordo. Quello, il tabellone. Comunque tabellone. È un particolare, non vogliamo. Adesso no, chiediamo no, l'avvocato. Ma chiediamo nel senso l'avvocato. Che è una questione che già un po' che è in ballo, certo. Questa qui. Assolutamente. Certo. Allora, scusate, si sono fatte le 5... Le Pasolini 5. Voleva alzato la mano. Pasolini, scusa. E tu l'hai evocato? Io al momento le firme importanti, stile documento del consiglio di classe, le ho fatte fare su un PDF mandando un tutorial e facendo girare con coordinamento del coordinatore a tutti la firma da apporre sul PDF con lo strumento che Acrobata Reader no, chiaramente permette. Credo che nessuno potrà un domani contestarmelo, insomma, perché sul documento la firma appare chiaramente su cioè fatta la sua firma, no? Questo ripeto sui documenti importanti, un domani dovesse avere un verbale importante, lo faccio firmare in questa maniera qui, almeno la firma ce l'ho. Che vuol dire chi mi contesta la firma, no, fatta pur con uno strumento tecnologico a distanza, ma che comunque ha tutte le caratteristiche di una veridicità, insomma, ecco. Questo come esperienza che ho adottato in questa fase, no, che mi è sembrata la meno macchinosa e quella che mi poteva dare una maggior garanzia. Poi sono dell'opinione di Roberto, che è il vecchio adagio che ci ha insegnato anche Berlinguer, tutto quello che non è scritto è permesso, insomma, ecco, quindi. Ok. Bene. Se non c'è nessun altro, io vi saluterei e vi ringrazierei, non formalmente ma sostanzialmente, perché il lavoro di oggi, perché di lavoro si è trattato, è stato importante. Franco è già andato via, vabbè, lo ringrazieremo poi. Avremo modo, come ho già anticipato, di approfondire ulteriormente magari alcune di queste cose un po', come dire, formali, con Emanuele Contu e con Milena ancora venerdì prossimo, e con Ezio Delfino, che saranno i protagonisti del webinar, ancora su questo argomento. Penso che ci voglia, perché è una questione importante. Sono venute fuori cose molto interessanti che non riprendo una per una, sennò facciamo notte, ma comunque che dimostrano l'attenzione appunto al valore della valutazione pieno, con tutti gli strumenti che ci possono aiutare a rendere le cose più semplici, snelle, a coinvolgere tutti i docenti in questo processo e a mettere le basi per un'innovazione che speriamo, su cui speriamo di avventurarci, giocandoci tutta la fatica di questo tempo. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci a venerdì. Ciao, grazie a tutti, buon lavoro, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao Giuseppe. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.